Alberto Matano è intervenuto, in una recente intervista, sul ritrovamento di Nicola Tantiurli. L'orgoglio del presentatore, una gioia incontenibile. Con il passare delle ore, in caso di scomparsa di un bambino, le speranze di un ritrovamento si fanno sempre più sottili. Questa volta però è andato tutto per il meglio, e i genitori di Nicola Tantiurli hanno potuto riabbracciare il loro piccolo. Una bella notizia, finalmente, dopo i tanti episodi di cronaca nera che difficilmente si concludono con un lieto fine. Lo sa bene Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, che con la sua truppa ha seguito diversi casi da quando è al timone del contenitore su Rai 1. Il presentatore ha recentemente rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano, dopo il ritrovamento di Nicola, avvenuto proprio grazie a un inviato della Vita in Diretta. Grande entusiasmo ovviamente in trasmissione, lo stesso Matano si è detto molto emozionato. È stata una bella notizia, finalmente, quella arrivata questa mattina al conduttore della Vita in Diretta. Insieme alla sua troupe e agli inviati sul posto infatti, Alberto Matano stava seguendo le vicende della scomparsa di Nicola Tantiurli, bambino di Palazzuolo del Senio, ritrovato nella mattinata di oggi. Proprio l'inviato Giuseppe Di Tommaso, che con i suoi operatori si trovava in zona, è stato il primo a vedere il bambino e ad avvertire le forze dell'ordine, che lo hanno successivamente soccorso e messo in salvo. Di Tommaso stesso, una volta ritrovato Nicola, ha avvertito il collega con una telefonata, e, vivo, lo abbiamo trovato, Nicola è vivo. Al Fatto Quotidiano Matano ha confessato, l'idea che uno di noi abbia contribuito a salvare la vita di un bambino scomparso è motivo di orgoglio, conclude, siamo contenti per la famiglia.